Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Cipriano D'Amenti, che mi chiede di parlare del film di Oliver Stone del 1986, Platoon, con Charlie Sheen, Tom Berenger e Willem Dafoe come protagonisti principali. A Platoon è un film pieno di energia, vigore, pieno di difetti anche, forse un po' retorico, quello che volete, ma per me, che lo vedi al cinema a 14 anni, rimane un grandissimo film di guerra, un grandissimo film che narra la storia di questo ragazzo che con tutte le buone intenzioni si arruola in Vietnam e quando arriva lì trova l'orrore, trova l'inferno. E in realtà poi all'interno troviamo una serie di diversità nel modo in cui viene affrontata la guerra. Tom Berenger è uno stronzo, fa di tutto per rendere violento ciò che anche non deve essere violento, invece abbiamo Willem Dafoe che vorrebbe fare tutte le cose come vengono fatte, e nel mezzo a questo ci si ritrova questo giovane Charlie Sheen che lì capirà e farà la sua formazione, capirà che la guerra è sempre un inferno, con quel finale meraviglioso dove il nostro appunto Willem Dafoe viene attirato una trappola dal Tom Berenger stesso. Non vi voglio dire di più perché è un film veramente eccezionale, la scena e la copertina appunto con Willem Dafoe a braccia alte che viene, è una cosa meravigliosa, se non l'avete mai visto, odiato da molti, specialmente delle nuove generazioni che sono vogliono fare i cattivisti a tutti i costi, invece si rendono conto di aver cattivo gusto e poi magari gli fa schifo questo e salvano 13 ore di quella merda di Michael Bay, che è un film veramente reazionario, fascista, è una merda a vedersi. Questo Platoon invece è un grande film, per me un gran film di guerra, non un capolavoro, è uno dei migliori film forse di Oliver Stone, in quel senso, perché il suo essere così grosso, barocco in un certo senso, pieno d'energia, qui riesce a sfogarlo nelle incredibili scene d'azione, nella meraviglia di alcuni primi piani, nella scenografia perfetta, sembra di essere lì, e poi siamo veramente di fronte a un film che mescola forma e sostanza in modo ottimale, senza dimenticare poi la grandiosità appunto degli interpreti tutti, compreso un Charlie Sheen che qui in Wall Street, sempre con Oliver Stone, non raggiungerà più questi livelli. Incredibile poi il fatto che Charlie, il figlio appunto, riprenda in un film di Vietnam, così come Martin Sheen aveva fatto il ben più bello. Siamo di fronte a una cosa che fa storia del cinema totale, Apocalypse Now, quindi babbo in Apocalypse, figlio in Charlie in Platoon, così male mi pare che la famiglia non sia andata nei film in Vietnam. Se Apocalypse Now era un capolavoro che parlava anche di altro, il Platoon invece parla direttamente della guerra del Vietnam, la trasforma per lo spettatore che non la conosce per l'inferno che era, e in questo condanna tutte le guerre del mondo che non abbiano alla base la libertà vera e non, come in questo caso, i, diciamo così, gli interessi personali delle nazioni, dei soldati e soprattutto politici. Qui siamo di fronte a un film, secondo me, che condanna tutto e tutti e salva esclusivamente forse l'anima candida di Willem Dafoe, che credeva di fare il soldato e diventando una croce rossina probabilmente non si è reso conto bene in che stato di situazione sarebbe infilato. Detto questo, Charlie Sheen, ripeto, è un personaggio che anch'esso sul finale non viene assolutamente salvato, un film che ammazza e distrugge tutti, ripeto, e che lascia proprio nel personaggio del nostro grande Willem Dafoe l'idea di quella che doveva essere l'America, e la sua morte è, nonostante spoilerizzato, mi importa una sega, la sua morte è appunto la fine del sogno americano. Questo per me è Platoon.